Sono una delle band del momento, si chiamano AT+, Alcol Test Positivo, e fanno, come amano dire loro, un genere di musica propria. Così, Alessandro Vito. Esattamente, è un genere nostro, riprendiamo in realtà diversi generi che facciamo nostri, ecco, sarebbe meglio dire così. Siamo un gruppo che ha 20 anni di esperienza musicale, anche se il gruppo nasce in realtà un anno e mezzo fa. Ma ognuno di noi ha in sé diversi generi musicali, vista la propria esperienza ventennale. Cerchiamo di mantenerci sempre su un riff mediterraneo, ma ogni tanto lo abbandoniamo per riprenderlo successivamente. Ecco, voi fate un po' di pop, un po' di rock, un po' di mediterraneo, cioè un po' tutti i generi musicali. Sì, sono diversi generi musicali. In realtà le nostre ispirazioni iniziano proprio da un genere che vogliamo riprendere e lo facciamo nostro con le nostre esperienze e, lasciatemelo dire, con la nostra bravura musicale, Ci puoi presentare i componenti di questa band? perché no? I componenti sono sette, manca solamente la cantante quest'oggi, che forse Che è la verrà più seconda voce, tardi, che è la diciamo. seconda voce, Martina Caldara, e poi vi presento al basso abbiamo Christian Versaci, alla chitarra Gero Parla. Noi diciamo è rumorista, in realtà è un bravissimo percussionista, suona benissimo anche il mandolino, Angelo Pullara, il nostro batterista Carmelo Moscato e infine, ma non ultimo, Antonio Lopresti, il tastierista. Per quanto riguarda invece questa estate, ecco, è stata quella della consacrazione, no? Avete avuto un successo enorme, soprattutto con uno dei tormentoni del momento, che è Vero Affare, una idea che poi è stata anche sposata da un'agenzia immobiliare, agrigentina, tra l'altro. Sì, la cosa mi fa ridere un po' anche per questo motivo. In realtà tutto nasce dal fatto che io ho avuto un trasloco, quindi nella vecchia casa avevo proprio queste problematiche di acqua che si evincono bene nel testo della canzone. In più c'era questa agenzia immobiliare Vero Affare, ma il significato di questa canzone è molto più grande naturalmente, ovvero quello di ricercare, ognuno di noi cerca praticamente la serenità, e per noi siciliani la serenità è solo avere la casa dei sogni, avere la casa dove stare tranquilli, e da lì nasce il pezzo. I fratelli Cuschera, che facevano parte di questa agenzia, hanno ascoltato il pezzo e l'hanno fatto loro. Adesso ci vantiamo di avere un bel risultato su Facebook di più di 250.000 visualizzazioni, che man mano vanno crescendo, una cosa che noi ancora non abbiamo ottenuto, quindi direi che questo pezzo sta spopolando e sta avendo un enorme successo. Ma voi avete fatto anche un pezzo che diciamo ci avvicina, no, alla realtà del momento, con i continui approdi di clandestini, di immigrati per meglio dire, sulle nostre coste in particolare, e c'è un pezzo ad hoc. Eh beh, sì, io più che pezzo lo chiamerei in realtà un vero e proprio progetto che abbiamo voluto fare, nel senso che abbiamo tenuto molto a fare qualcosa di importante, di far vedere il nostro punto di vista, anche perché la situazione è veramente drammatica. Abbiamo questi immigrati che arrivano e che comunque, vuoi non vuoi, non sempre riescono ad arrivare nelle nostre coste, quindi le tragedie giornaliere ci sono, e poi abbiamo tutto il popolo europeo che invece non li vuole e che sta dimenticando quali sono le loro problematiche, cioè stiamo pensando solo alle nostre. Quindi questo progetto è nato nel far sentire la voce sia dell'immigrato che del popolo europeo. Nel testo si evince bene, abbiamo voluto, fra altre cose, un bravissimo regista che è Zagarini, che molti conosceranno per aver fatto videoclip come quello di Rovazzi o di Paola Turci, quindi un nome importante, abbastanza importante per un progetto molto importante. Sono importanti anche i vostri progetti futuri e anche imminenti, no? Voi avete in questo momento una vera e propria tournée, un po' in giro per la provincia, ma a breve anche fuori dai confini agrigentini. Sì, esatto. Noi questa tournée l'abbiamo voluta chiamare proprio Vero Affare, perché ormai è diventato un vero e proprio tormentone estivo. Abbiamo iniziato con una location veramente splendida, meravigliosa, che è il Piazzale Caos, dove c'è la casa di Pirandello, anche per onorare i 150 anni della nascita di Pirandello.
Luigi Pirandello. Dopodiché riceviamo chiamate da diversi locali o da diversi comuni, come quella di Joppolo. A breve, proprio il 13 di agosto, ci esibiremo lì, per poi terminare a settembre anche a Palermo. Quindi stiamo uscendo anche fuori dall'Interland Agrigentino e vedremo come va. Noi incrociamo le dita e andiamo avanti. Per concludere, avete un vostro motto, avete qualche segreto magari prima di cominciare il vostro concerto? Beh, il segreto c'è, è un consiglio che diamo a tutti. Prima di essere un gruppo, noi diciamo di essere una famiglia, quindi giudichiamo i pezzi e li prepariamo a tavolino seguendo un po' quello che si fa in famiglia. Se va tutti bene, siamo tutti d'accordo, andiamo avanti, altrimenti ci fermiamo un po' e ci riflettiamo un po' su. Quindi questa credo che sia la cosa principale, perché sai, ci potrebbero essere anche delle discordie tra il gruppo. Siamo sempre sette elementi, invece non c'è nulla, abbiamo un feeling veramente eccezionale, stupendo direi. Ogni elemento è essenziale per il gruppo e il motivo del nostro successo è sicuramente questo. In bocca al lupo per il vostro futuro. Grazie mille, grazie.